Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è sabato, è giorno sabato, è nome di origine ebraica sabato. Oggi è sabato 28 marzo 2009. Angelicata creatura, una creatura a forma d'angelo. Perché qua mi arriva un sorprendente messaggio del blogger Italia Moderna. Vedete, Italia Moderna, però anagraficamente Luca Benatti. È una cosa sorprendente, perché mi manda un suo video, fatto molto, molto bene. Molto bene, eccolo qua il sito, Questioni di Cultura Italiana. Eccolo qua, vedete il sito? Italia Moderna. Allora, egli esordisce, dice, scrivendomi, ma io mi trovo nei guai per colpa della burocrazia italiana, dovrei andare all'estero a fare ricercatore perché ho vinto una borsa di studio e la burocrazia mi sta mettendo i bastoni tra le ruote, per cui io voglio sapere, cioè vorrei sapere qualcosa sul fatto, sulla nostra cultura, no? Perché nella nostra cultura non si fa altro che parlare, a partire dal Rinascimento, non si fa altro che parlare che di dignità, amore, purezza, buoni sentimenti e via di seguito. E c'è un video veramente interessante, io francamente devo dire la verità, di video così originali ne avevo visti pochi. E allora, bello, nel video saltano fuori tanti bei professori cattedratici di letteratura italiana che ti leggono le poesie di Dante, ti saltano fuori tutte queste meravigliose parole, cor gentile, gentilezza, creatura angelicata, e via di seguito. Ma io mi sono detto, ma questo è proprio pane per i miei denti. Perché allora, e queste cose ho scritto nel mio libro, nel mio romanzo, l'ultimo romanzo, La stirpe del serpente, che è ambientato ai tempi della guerra di Troia, ai tempi del passaggio dal matriarcato al patriarcato. Allora, il cuore del messaggio di Italia Moderna, alias Luca Benatti, è proprio qua, il cuore è proprio qua, in questo mio romanzo. Ma perché? Perché in questo mio romanzo io parlo della grande, grande e terribile invenzione del cosiddetto amore. L'amor romantico, quello che noi conosciamo come l'amor romantico e che prima ancora è stato proprio l'amore dolce, stil novistico e trovadorico, ma che io ho definito amor miceneo, perché nasce appunto ai tempi del matriarcato, del patriarcato, tra i micenei. I micenei inventano questa terribile irrealtà che è l'amore, ed è l'amor miceneo, nasce con i micenei, una realtà che io definisco qualcosa che tutto promette e nulla mantiene. E nascono pure tante altre parole vuote, come onore, fedeltà, che so, pudore, tutte parole che designano il nulla, il niente, proprio per prevaricare sugli altri, perché il patriarcato è fatto per prevaricare sugli altri con le dolci parole. Non è un caso che in questo filmato appaia in continuazione il testo di una canzone, che di una poesia stilnovistica che mi è tanto cara per la carica di menzogne patriarcale che porta. Ricordate la poesia stilnovistica? No, il poeta che decanta la sua donna: tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quand'ella altrui saluta, ogni lingua diviene tremando muta, e gli occhi non ardiscono di guardarla. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Che bello che questo passo qua, che il nostro bravo blogger te lo schiaffa sotto gli occhi in continuazione. Che bello, che capolavoro di menzogna. Ma il poeta, questo poeta,
Quel poeta, mi pare che sia Dante Alighieri, mi pare Dante Alighieri, mi pare che sia, anche se erano in tanti quelli della sua cerchia nefasta. Ma dico, ha mai pensato la mamma che sciacquava i panni in Arno, che aveva le mani rovinate? Non ha mai pensato? Non hanno mai pensato questi? Mai pensato che questa donna angelicata prima o poi sarebbe diventata una suocera? Dall'aspetto peggiore di una megera? Ma non hanno mai pensato a queste cose? Tanto gentile e tanto onesta, oi, gentile e onesta. E poi il bravo blogger Italia Moderna ti fa vedere i grandi cattedratici che la interpretano. Ma allora, morale della favola, come unire tutta questa faccenda? In pratica, egli mi dice, ma com'è, appunto, ripeto, ma com'è, dice che io ho vinto un concorso, una borsa di studio per fare ricercatore all'estero. E qua, in questo meraviglioso paese, però la burocrazia mi sta mettendo i bastoni fra le ruote ed io all'estero non ci posso andare, ma la nostra non è una terra gentile dove il bel sì suona, non è la terra nostra appunto delle angelicate creature, dei dolci sentimenti, no, caro. E la nostra è la terra, amico mio, e dove c'è la cuspide del patriarcato, lo dico senza offesa, che è il Vaticano, la Chiesa Cattolica, è la cuspide, è proprio la cuspide del patriarcato. Patriarcato vuol dire dominio dei padri. Tanto è vero che nel Vaticano non ci stanno le donne, i preti non si sposano, non si sposano le preti, dicono agli altri di sposarsi, dicono agli altri sposatevi e fate tanti figli, ma loro no, loro non li fanno. Vedi la doppia, la tripla, la quadrupla morale, certo caro, è un paese dei Pulcinella, il paese dei Pulcinelli, della doppia, tripla, quadrupla morale, hai ragione caro. Il tuo video 5 stelle, 10 stelle caro, sei stato molto bravo, molto originale caro. Va bene cari amici, vi lascio con l'angelicata creatura, che sarà la mogliettina che voi troverete e che vi renderà felice la vita e con la quale vivrete felici e contenti sino alla morte. Va bene? Saluto tanto Luca Benatti, alias nickname Italia Moderna, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.